Benvenuti nella mia cucina, un'altra diretta fatta sulla pagina ufficiale del Magic Cooker, che sono onorata di poter fare le dirette da questa pagina. Da me piove, non lo so da voi, dunque mi sono vestita di arancione per richiamare il sole e anche il colore dell'autunno. E io sono innamorata dell'autunno, sarà perché sono nata nell'autunno, non lo so, ma amo i colori dell'autunno in maniera particolare. Allora, facciamo una ricetta oggi, magari con un ingrediente che lo conoscete poco. Io è tanto che non lo faccio, però lo conosco da tanti anni. È una ricetta che si fa anche in Italia, però origine turca o greca. È il kataifi. Non so se lo conoscete, il kataifi, eccolo qua. L'ho messo qua, sono una specie di tagliatelle sottili sottili come il filo di capello qua, no, un po' più grosso. Se non lo trovate, io l'ho trovato in un supermercato, insomma, più fornito al banco dei surgelati. Potete trovarlo anche fresco, ma è difficile comunque in Italia trovarlo fresco. Se non lo trovate, lo potete sostituire con le tagliatelle più fine che ci sono. Ok, dunque qui ho 400 grammi di questa pasta kataifi e qui ho sciolto del burro. Con questo burro vado a idratare e ingrassare nello stesso tempo questa pasta. Deve assorbire, sono 300 grammi di burro, insomma non è poco. Però vi garantisco che il dolce è un qualcosa di fantastico. Allora, io ho versato sopra la mia pasta il burro che piano piano lo assorbirà, magari se vi do due girate meglio. Non serve proprio che sia perfettamente uniforme, però insomma, quanto si riesce. Vabbè. Piano piano lo assorbe, mentre questa sta qui ad assorbire, io faccio il ripieno perché c'è anche un ripieno, diciamo una specie di cremina. Allora, qui ho 500 grammi di ricotta. A questa ricotta vado ad aggiungere dello zucchero a velo, tanto non lo vedete nemmeno che è bianco. Sono 200 grammi di zucchero a velo. Poi usate la buccia del limone, solo la parte gialla, perché altrimenti diventa amarognolo. Ovviamente un limone con la buccia edibile e poi aggiungete della cannella, zenzero se volete, anche la buccia del pompelmo se ce l'avete. Mettiamo tutto ciò perché mescolo semplicemente, ok? Mettiamo tutto ciò perché dobbiamo contrastare il sapore dolce, ma anche un po' anche il grasso della nostra torta burrosa, che è abbastanza burro, con la buccia del limone. Che viene proprio una cremina, vedete, non c'è bisogno nemmeno di chissà che apparecchio, perché essendo lo zucchero a velo si va a sciogliere subito. Poi riprendo, vediamo un po' quanto ci ha assorbito. Mi sono preparata pure i guanti, sicuramente me li metterò. Intanto ho preparato una pirofila, o se volete la vostra teglia del kit forno, che ho precedentemente imburrato, solo il burro. Ora mi metto i guanti perché ho bisogno delle manine. E siccome in diretta, insomma, non è che posso fare come senza, mi ci metto anche i guanti. I guanti blu ci stanno bene con l'arancione, vero? Da voi com'è il tempo? Da dove vi siete collegate? Raccontatemi. Conoscete i kataifi? Allora, questa pasta che adesso ha assorbito il burro, ok? Metà, prendo così con le mani, perciò dei guanti c'è bisogno.
La devo stendere metà di questa pasta imburrata. Tanto sapete che so già cosa farvi per la prossima settimana. Questo è bellissimo quando so già. Ecco, non è sempre così. Non so se voi avete già qualche idea che mi volete chiedere, tanto solo sapete che se mi chiedete soddisfo sempre le vostre richieste, al limite del possibile, ovviamente. Ok, va compattata molto bene. Il mio cane. E poi verso sopra la mia crema di ricotta. Poi vi leggo anche, vedo che scrivete. Ok. La ricotta non l'ho scolata particolarmente, è una ricotta normale, diciamo, di mucca, non è niente di particolare. Ovviamente potete cambiare se preferite un tipo diverso, però con questa di mucca secondo me è quella giusta, ecco, non ci sta bene quella di pecora in questo caso. All'incirca in maniera uniforme, ora posso fare col dito perché tanto c'ho i guanti. E vado a distribuire il resto di questa pasta imburrata. Vedete, sembrano dei capelli, delle matassine. Ma in pratica assomiglia tanto alla pasta filo, solo che la pasta filo è molto molto sottile come questa. Quella, diciamo, è a sfoglia, questa è a fillini. Ma avete presente la pasta filo quanto diventa croccante? Ok, sto leggendo anche i vostri commenti. Questa diventa croccantissima, buonissima, saporitissima. Fate un gran figurone con chiunque, vi garantisco. E ottima se la preparate anche il giorno prima, nel caso che volete proporla ai vostri ospiti o avete qualcosa di particolare. Anche se la mia teglia, diciamo, adesso è piena, non importa perché durante la cottura un po' si abbassa. Compatto. Anche Simone Ruggiati conosce questo tipo di pasta. Ho fatto anche gamberoni, le code dei gamberi avvolti nella pasta a filo e poi cotti tipo cottura da forno ed è fantastica. Ok, giù i guanti. Non mi uscire. Viene così. Leggo i vostri commenti. Ok, metto nel mio kit forno, nel kit forno dove ho il mio omino sul fondo. Oggi ce n'è solo una perché è un po' più lunga come ricetta. Adesso li diamo di fiamma alta. 15 minuti, 10 minuti. Alexa, timer 10 minuti. Ok, metto da parte e lascio riscaldare la camera d'aria. Ora, se avete fatto caso, quando prima dell'esistenza dell'invenzione della cupola veniva utilizzato, il fornello a fiamma alta all'inizio per solo 5 minuti. Perché diciamo la camera d'aria è più piccola, dunque fa in fretta a riscaldare. E poi avendo anche lo smart dynamic, va a prescindere da quello.
importante che sia il sistema Magic Cooker sopra. La cupola ovviamente quasi raddoppia la camera d'aria, che anzi la raddoppia proprio, anche di più, perché ovviamente della camera d'aria intendo della parte del kit forno, il mio forno portatile, c'è anche la teglia che occupa spazio, dunque effettivamente di vuoto, diciamo, rimane poco. Dunque con la parte della cupola io più che raddoppio il volume d'aria che ci sta dentro, dunque mi serve il doppio del tempo per riscaldare proprio la camera d'aria, dopodiché posso continuare a fiamma media. Preparo anche lo sciroppo, perché ha uno sciroppo, e qui ho messo 2 bicchieri di zucchero. Il bicchiere è così, 180 ml, un bicchiere normale. Ho messo 2 bicchieri di zucchero, aggiungo uno. E 2 bicchieri d'acqua. Poi qua, se volete, mettete la scorza del limone, anche come quando si fa la crema pasticcera, no? Che tagliate proprio col coltello la parte esterna, la parte gialla del limone, e la mettete nel latte che bolle per lasciare il suo sapore. Io farò in maniera diversa, la metterò, diciamo, grattugiata alla fine, perché così il benessere che mi porta alla buccia del limone è molto più benefico, diciamo, cioè tutti i suoi benefici vengano mantenuti, perché non vado a riscaldare l'acqua, diciamo, in quale sta, in questo caso l'acqua in quale sta poi la buccia del limone. Dunque questo è lo sciroppo. In pratica il kataifi, vi faccio vedere la busta se volete, non ve l'ho messa, che vi dicevo, una pasta, beh non si vede, ecco così, kataifi, scritto in greco con le lettere greche. E in pratica quasi la stessa cosa con la pasta filo, che la pasta filo ormai lo siamo in tanti a conoscerla e a usarla, perché dà un senso di croccantezza particolare, solo che in questo caso è tagliata molto 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 fine. C'è Cristiana De Florio che dice si trova nei negozi di cibi etnici, io l'ho trovato al supermercato, Esselunga, vabbè facciamo una pubblicità anche al supermercato, vabbè si può trovare, se non la trovate non vi preoccupate, potete prendere i capelli d'angelo, no? La pasta molto fine, più fine possibile, e metterci sopra del burro sciolto, ovviamente, perché così si assorbe. Perché ci serve questo passaggio del burro? Perché attraverso questo passaggio, durante la cottura, la mia pasta filo, il mio kataif non è la pasta filo, diventa molto più croccante, c'è un sapore proprio diverso di come essere fatta, diciamo, senza. Ho fatto un ripieno, la parte centrale, ricotta, zucchero a velo, perché diciamo dal punto di vista dell'amalgazione, diciamo, si fa meglio, con limone, buccia del limone, cannella, un pochino di zenzero in polvere, non radice ovviamente, se volete la buccia del pompelmo, ci può stare anche la menta, diciamo, perché tutte queste erbette, tutte queste erbette creano, diciamo, una miscela, possiamo chiamarla anche una miscela, che va a aiutare il nostro metabolismo a bruciare più velocemente. Qui abbiamo aggiunto insomma anche un po' di zucchero, ci abbiamo anche il burro, dunque bisogna che il nostro metabolismo, diciamo, bruci in fretta quello che c'è dentro, che tiene a bada, vi ricordate la cannella, tiene a bada il nostro indice glicemico,
e tutti gli ingredienti, ottimizza anche la nostra circolazione, la cannella, specialmente adesso che magari iniziano le giornate un po' più fresche, quando abbiamo, che ne so, mani o piedi fredde. Dunque, bere la cannella, aggiungere della cannella, magari in un po' di latte caldo col miele e cannella, o semplicemente una tisana dove magari aggiungete un po' di cannella mescolata con il miele, potete ottimizzare la vostra circolazione in tal modo che non vi si ghiacciano, diciamo, mani e piedi, ok? Siete un pochino più caldi. Ma la menta, lo zenzero, ma anche la buccia del limone o del pompelmo ci aiutano tanto anche il sistema digestivo. I nostri organi che, diciamo, concludono insieme la digestione di quello che noi mangiamo, possiamo aiutarli attraverso queste erbette. Sopra, dopo la crema, diciamo, con la ricotta, ho messo un altro strato di questa pasta kataifi, imburrata, insomma, e la vado a cuocere. Una volta che la cottura sarà pronta, andrò a versare sopra questo sciroppo che lo sto creando adesso con zucchero, perché dentro di zucchero ci abbiamo solo lo zucchero vero nella crema di ricotta, e il resto, diciamo, del zucchero per il dolce è qui nel mio sciroppo con acqua e zucchero. Semplicemente basta portarlo all'ebollizione, e quando il dolce è pronto, così caldo com'è, va versato sopra questo il mio sciroppo con un po' di limone dentro, dicevo, la buccia del limone. Si lascia raffreddare completamente la torta, si compatta anche in questo tempo, da calda o da fredda si mettono sopra delle noci che io ho tritato, insomma, pezzettini, non, cioè non è tritata a coltello, non sono tritati, delle noci, si mettono le noci sopra, o se no la granella di pistacchi se volete. Ok, poi si taglia a spicchi e si serve da fredda fredda dal frigorifero. È un qualcosa di sublime, un sapore fantastico. Magari chi ci è andato in vacanza in Grecia, perché in Turchia, insomma, la vedo un po' più difficile, ma in Grecia magari sì, qualcosa di kataifi sicuramente ci ha mangiato. Si fanno tantissime cose, io lo conosco da un bel po' di anni, ma era già un po' che non lo usavo più di tanto, e adesso l'ho visto, ho detto, oh, devo fare questa ricetta, e intanto ho pensato già anche per il giovedì prossimo. Va bene, allora, per adesso questo mi deve bollire, lì si sta cucinando, manca un minuto, ok, non inizio a leggere i vostri commenti, aspetto questo minuto perché così posso poi abbassare la fiamma. La praticità della cottura con il sistema Magic Cooker Kit Forno e anche la sua cupola, specialmente per la cupola, che mi dà la dorazione sopra, il colore dorato sopra, dorazione non viene bene perché è una parola inventata, il colore dorato sopra viene uguale come al forno tradizionale, con il vantaggio che come tempo di riscaldamento è meno, o quasi uguali, diciamo, con il sistema tradizionale, solo che con il forno tradizionale avevo bisogno di mezz'ora di cottura a 180 gradi. Ecco, a 180 gradi io vado a portare non solo il resto degli ingredienti, lo zucchero, ma il burro lo vado a portare a 180 gradi. Cosa succede? Si sviluppa la croleina, che è una sostanza tossica, velenosa, cancerogena, che ci viene ad attaccare le nostre mucose interne e poi ci fa star male, no? Allora, per evitare tutto ciò, il sistema Magic Cooker, cucinando a basse temperature grazie al sistema Venturi, i fori Venturi che ci stanno nel nostro coperchio normale, Smart e Dynamic, o la cupola, sempre gli stessi fori sono, mi dà la possibilità di tenere la temperatura sotto controllo, non supera mai 97 gradi, io direi tiene a bada la temperatura, va bene, questo in maniera così sempliciotta, diciamo, tiene a bada. Importante è la temperatura, a quanti gradi si alza. In questa maniera evitiamo la formazione delle sostanze cancerogene che si formano normalmente per via delle alte temperature
nella cucina tradizionale e dall'altra parte la farina presente in questa pasta, perché è sempre una farina, diventa gelatinizzata sempre per via delle basse temperature. Ora, non so ancora quanti di voi magari utilizzano i centrini, i centri tavolo, ma quei centrini fatti all'uncinetto che andavano una volta pronti o insomma lavati, appretati con l'amido sciolto nell'acqua calda, in tal modo che si formava la gelatina e questa gelatina veniva in questa gelatina, acqua gelatinosa, diciamo, venivano immersi questi centrini in tal modo di poterli poi asciugare, che rimanevano belli fermi. Alexa, timer stop. Alexa, timer 15 minuti. Una volta che io ho riscaldato la mia camera d'aria e il calore è iniziato già a essere riflesso dalla cupola verso il mio dolce, a questo punto posso già proseguire con la fiamma media. Qui abbassiamo, che tanto non c'è fretta, qui c'è ancora da cuocere. Adesso gli do solo 15 minuti di tempo di cottura. Nel forno tradizionale sono 30 minuti, già ho dimezzato il tempo di cottura da lì. Vi dicevo, l'amido viene gelatinizzato. Cosa succede con l'amido? Viene a proteggere le mucose interne di tutto il nostro sistema digestivo, fa proprio una pellicola, diciamo, no, di protezione delle pareti dei nostri organi interni che fanno parte del sistema digestivo, rallenta anche l'assorbimento dei zuccheri e di amidi che si trasformano comunque in zuccheri, perché la nostra centrale chimica dell'organismo questo fa. Zuccheri sono importanti per tutti noi, perché questi zuccheri si trasformano in energia, energia fisica o energia mentale nel caso che ci abbiamo da studiare. Questo, cioè, senza questo è il nostro carburante. I zuccheri e l'amido, diciamo, che viene comunque trasformato in zuccheri, sono il carburante del nostro corpo per tutte le nostre attività che facciamo. Cioè, è difficile senza, perché ci sentiremo fiacchi. Siccome è gelatinizzato, questo amido non viene assorbito dal livello dello stomaco, ma soltanto dall'intestino, dove lì trova i fermenti giusti che riescano a sciogliere, diciamo, questa gelatina, e per poi passarla attraverso le pareti dell'intestino nel flusso sanguigno con questa trasformazione. Ma siccome il rilascio dell'amido che si trasforma in zuccheri è molto lento, in questa maniera abbiamo un livello energetico costante senza i sbalzi glicemici. Questo permette avere un livello energetico giusto, diciamo, che ci sentiamo carichi a lungo termine, e evita anche le merendine, diciamo, gli stuzzichini, il caffè, un pezzo salato, un qualcosa che, diciamo, è l'orario della merenda, cioè passate 2-3 ore dal mangiare, diciamo, non con il sistema Magic Cooker, perché con il Magic Cooker non succede questo. Quando il nostro organismo, diciamo, richiede altro carburante, allora in questo caso mangiando cibo cotto con il sistema Magic Cooker, dove sono presenti degli amidi, ci permette di avere un livello costante energetico e di saltare, diciamo, questa merendina o questa aggiunta, diciamo, del nostro pasto, non perché vogliamo stare a dieta, ma perché il nostro organismo non ha bisogno di aggiungere un qualcosa, diciamo, non richiede niente, perché il suo energetico, il livello energetico è costante per 6-7 ore, non soltanto per 2-3 ore come nella cucina tradizionale, e questo è molto importante. Se noi associamo tutto ciò, questa trasformazione, anzi, la gelatina c'è anche un altro vantaggio: il fatto che, essendo una gelatina, va a velocizzare il nostro transito intestinale, che è essenziale per un stile di vita sano. Anche se andate anche dal medico di famiglia, da un dietologo, nutrizionista o che ne so, una delle domande che vi li fa è proprio questa: il transito intestinale com'è? Perché da lì possono capire, diciamo, il nostro stato di salute, e bisogna agire prima lì
per stappare lo scarico in pratica, per poter eliminare ovviamente le tossine. Ora non vi sto a fare una lezione di anatomia della trasformazione del cibo, diciamo, dall'entrata fino all'uscita, ma man mano che prosegue in pratica le cose, diciamo, che non servono, le tossine, gli scarti, vengano, diciamo, mandati avanti fino all'uscita. Ecco, più stagna questo cibo, dai, diciamo così, per non dire altre cose, insomma, poco carine di parole, se stagna troppo le tossine vengano riassorbite, perché sta lì, purtroppo è così. Ora vi vado a salutare perché altrimenti non ce la facciamo. Ok. Il primo commento lo leggo da Daniela Serra. Sembrano... Dove sei? Perché? Allora mi è sfuggito, non lo so, mi è cambiato. Insomma, diceva che sembrano i spaghetti di riso. Gli spaghetti di riso sono un po' più rigidi quando sono secchi, diciamo, e sono leggermente più grossi, però potresti utilizzarli anche quelli. Poi c'è Ciocchina Svetta, che saluta tutti voi. Antonina Scimeca, buon pomeriggio a tutti ed un abbraccio a me, grazie. Anna Maria Bianchi, immagino che hai già seguito perché mi ha chiesto cosa fai di buono. Gregory Conte Giacomo, buon pomeriggio, ben arrivato nella mia cucina, mi sembra che oggi forse è la prima volta. Daniela Mecozzi, un saluto a tutti voi da parte sua. Maria Elena Mangione, buon pomeriggio carissima, ricambio il tuo bacino. Marzia Di Pace, un bacino anche a te e vi saluta a tutti voi. Anna Maria Bianchi, mi devi dare la ricetta e la scriverò alla fine. Laura Mangione, buon pomeriggio a tutti e un abbraccio a te. Grazie ragazzi, mi avete ormai imparata, conosciuta come sono, dunque sapete che amo gli abbracci, le effusioni sentimentali, la fisicità, diciamo, perché dico e dimostro quello che sento veramente, ecco. C'è Vittoria Dagnano Barnaba o Barnaba, non so com'è l'accento, che ci saluta dalla Germania, benvenuta a Pisa, Italia. Gabriella Rubino, buon pomeriggio anche a te carissima. Daniela Serra ci saluta da Roma, zona San Paolo. E il tempo è bello, ma bene, anch'io ce l'ho bello dentro di me, anche se fuori non è un granché. Cinzia Tassi, un abbraccio a te cara Elisa, un grande saluto a tutti dalla Valle d'Aosta, cara Cinzia, un bacione. Giuseppe Bruno, buongiorno, ben arrivato. Anna Maria Bianchi, buon pomeriggio anche a te. Barbara Lepre, grazie per il tuo saluto. Gabriella Rubino, San Marco Evangelista Caserta, da dove ovviamente sei adesso. Pompea Chiantese, oggi sole e nuvole a Como. È importante averci il sole dentro. Francesco Nocera, qua un po' di sole. Cristiana De Florio, buon pomeriggio a te carissima. Gabriella Rubino, da lei un po' nuvoloso. Natalina Tagliacozzo, buon pomeriggio. Lucrezia Catanese, Reggio Calabria, il tempo è bellissimo. Vabbè, Calabria è Calabria. Marzia Di Pace, da Siracusa, molto soleggiato. Ecco, facciamo le previsioni, non le previsioni, il tempo, il meteo adesso. Natalina Tagliacozzo, ricambio molto volentieri il tuo abbraccio. Daniela Serra, come si chiama il tuo cane? Ho una gattina Magda. Il mio cane si chiama Luna, è una cagnetta bellissima, meticcia, di 3 anni. L'amore di casa, ma ci sono anche 2 gattini, Tigro e Tito. Paola, carissima mia amica Paola Verde, da Conversano Bari, saluta tutti, il tempo da lei è grigio e non conosce la ricetta che sto facendo, non fa niente, la devi provare, vero? Paola ha fatto ieri una ricetta bellissima con le mele e albumi, se volete chiedetela. Giusy Ingoglia, Sicilia, sono 4 sedie, ma se piovesse sarebbe meglio, così tutti stessero a casa. Ma perché? Ragazze, dobbiamo essere felici per com'è adesso, per quello che abbiamo adesso.
Non desiderare sempre qualcos'altro. Elena Andriolo, buon pomeriggio Lisa, sono di Palermo, un grande abbraccio anche a te. Cri, buon pomeriggio, benvenuta nella mia cucina. Maria Miraglia, di cosa è fatta la base? Dove metti la ricotta? Dicevo della pasta kataifi, che è diciamo la sorella della pasta filo, solo che è tagliata a fillini piccoli piccoli. Flora Franco, benvenuta nella mia cucina. Cristiana De Florio, è la pasta con cui si fanno i gamberi fritti. Esatto, vengono avvolte proprio la codina del gambero, viene spennellata col uovo e poi si prende un po' di questi fili, diciamo, di questa pasta tutta a fillini piccoli e si avvolgano in questa pasta, non la coda. Avendo l'uovo, essendo spennellato d'uovo, ovviamente questa pasta sottile si appiccica, diciamo, al gambero e si frigano o si fanno al forno. Maria Elena Mangione dice dove si trova? Nei negozi etnici? O nei supermercati ben forniti, insomma, chiedete. Se no, vi ho detto le tagliatelle e i capelli d'angelo, insomma, quelli fini fini. Rina Senfet, da quando hai fatto la domanda di cosa cucino, immagino che hai già sentito qualcosa. Ionella Costa, Stellina Gaccara, dice che mi adora dalla Spagna. Tu li conosci i kataifi? Lucrezia Catanese, mai usata, infatti, perciò ho voluto proporvi questa cosa perché il sapore è veramente fantastico, ma anche il risultato proprio di quello che avviene è molto molto semplice e buonissimo. Maria Miraglia, hai sentito probabilmente già le risposte. Daniela Serra, wow! Perry, Angelo e Katia, ciao, brava come sempre, ti ringrazio. Giusy Ingoglia, dalle mie parti non la trovo. Allora la sostituisci con i capelli d'angelo. Lucrezia Catanese, non sono gli spaghetti bianchi cinesi. Potresti provare, non so come potrebbe venire, perché quelli vanno cotti proprio nell'acqua. Questa non ha bisogno della cottura in acqua, diciamo, è già pronta così com'è, come la pasta filo. Perché diciamo gli spaghetti cinesi che dite voi è come se fosse la lasagna che ha bisogno di liquido per cuocersi, ok? Giusto per fare un paragone. Invece il kataifi è la pasta filo tagliata in maniera molto sottile, o se no comprate la pasta filo e tagliate più sottile che potete. Ok, Cristiana De Florio ha risposto, Mariella Parattore, Chiara Sportelli, Elia, buon pomeriggio anche a te. Ok, Marmelina D'Aghio, sono arrivata tardi, buon pomeriggio. Cristiana De Florio, ciao carissima. Elena Barba, ciao anche a te. Maria Cammarrata, buon pomeriggio. Ciao da Katia da Cosenza? No, ma non mi mettete il CZ perché non lo so, questo non l'ho imparato purtroppo. È una cosa che la devo imparare perché non, cioè, mi sento che mi manca, sono tante volte che ho bisogno. Iorella dice sì, che anche lei la trova al supermercato. Marinella Maria Mattore, buon pomeriggio a tutti e un abbraccio a me. Eccolo, addirittura due mi hai mandato. Antonietta Confreda, benvenuta carissima. Anna Maria Bianchi, vi devo leggere cosa ha scritto. Ti vuole un mondo di bene. Ciao bellissima, anch'io Anna Maria. Ionella ha scritto: sei la mia guru della salute e dell'anima. Sei troppo buona con me, ti ringrazio. Poi da Nunzia di Poto, buon pomeriggio a tutti. Un bacione da Rosi Maria Orlando, Antonella di Pasquale. Grazie Anna Maria per le preghiere. Elena Gallo, Adele Butafava, un bacione. Questa ve la devo leggere. C'è sempre Anna Maria che dice che sta pregando per tutti, anche per i miei collaboratori. In un momento difficile come questo, bisogna essere molto vicini.
Infatti, noi siamo vicini qui, vero? Anche questo è un modo per stare insieme, per dimenticare le cose brutte che succedono, che sono, non sono proprio reali. Io ve lo dico come farmacista, sono gonfiate tantissimo. Guardo il timer, manca pochissimo, ok, poi la posso spengere. Sono molto gonfiate, dunque è importante non avere paura, perché la paura abbassa il nostro sistema immunitario, lo indebolisce. Dunque facciamo delle cose che ci fanno stare bene, facciamo due chiacchiere qui, leggiamo un bel libro, studiamo un qualcosa che magari non abbiamo avuto tempo di studiare prima, facciamo delle cose che ci fanno stare bene, le coccole con i nostri figli, un bel bagno nella vasca immersi con dei sali aromatizzati, ecco, ci si possono fare tante cose. Giusy Corleo, buon pomeriggio a tutti, grazie carissima. Alexa timer stop, Alexa timer 15 minuti e la lascio spenta 15 minuti. Ok, Daniela Petrillo, buon pomeriggio a te, Anna Marino che ci saluta, Angela Palmisano, Adele Buttafava, ti devo mandare un abbraccio, Loredana Iacuzzo, buon pomeriggio, Raimonda D'Angelo ci sta salutando, Caterina Carpentieri, Maria Grazia Massaro, un abbraccio virtuale grande 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 anche a te. Ramona Iliana, buon pomeriggio dalla Romania, benvenuta nella mia cucina a Pisa. Vita Fantastico, buon pomeriggio anche a te carissima. Anna Piero Vinci che ci sta salutando, Caterina Billiterri, buon pomeriggio anche a te. Antonietta Confreda, un abbraccio a tutta l'Italia dalla Costa Rica, ti aspettiamo qua quando finirà tutto questo caos. Buon pomeriggio a Caterina De Feudis. A Reggio Calabria il sole, dice Adele. Caterina Carpentieri, ci sta salutando. Pina Pinuccia, ciao carissima. Caterina Carpentieri, ciao Adele, un abbraccio. Hai sentito Adele? Ok, Nunzia Di Poto, ciao da provincia di Salerno. Da Giusy, insomma, vi state scambiando dei messaggi tra di voi. Allora, Patrizia Gamasta, buon pomeriggio a tutti da parte sua e un mega mega abbraccio per me, grazie. Giusy Barletta che ci sta salutando, Caterina Renzetti, te lo do anche a te l'abbraccio molto molto profumato. Roberta Muscianisi, ciao carissima, un grande abbraccio. Elisa, buon pomeriggio a tutti, com'è venuta la tua ricetta che mi hai chiesto il consiglio? Francesca Nocera, quanto l'ho pagata? Intorno a una confezione da un chilo e l'ho pagata intorno a 5 euro. Carmelina Tutino, buon pomeriggio anche a te. Michele Rossi, benvenuto nella mia cucina. Angela Lina Truppi, ci ringrazia per questi video, è un piacere, è un onore, una gioia per potervi essere d'aiuto, tenervi compagnia, tirarvi su di morale. Io magari tiro su di morale voi, ma voi tirate su di morale me, dunque stiamo tutti meglio. Mariella Moscato, buon pomeriggio. Lidia Cagnolo, un abbraccio a tutti. Caspita, quanti abbracci abbiamo in questa diretta. Pina Maria Condello, buon pomeriggio a tutti. Roberta Muscianisi, ormai fai parte di noi, nelle nostre case e nei nostri cuori. Siamo una famiglia, la famiglia Magic Cooker Life Prime, giusto? Nunzia Di Poto, condivido il tuo pensiero, è tutto gonfiato. Ok, non leggo il resto perché non voglio parlare, non voglio proprio nominare quelle parole. Lidia Cagnolo, condivido quello che dici, dobbiamo essere positivi sempre. Grazie Costantino, ciao a tutti. A Siracusa Sole ci dice Daniela Foresti. Ieri ho fatto la mia prima live nel mio gruppo Magic Cooker, ero emozionatissima, ma è andata benissimo. Ragazze, l'importante è esercitarvi. Più volte la fate, più diventate sciolte. Non dovete avere paura. Jenny Mazzetti, buon pomeriggio dalla Repubblica di San Marino. Un abbraccio forte, forte, forte con tanti baci dolcissimi ed affettuosi. Ti devo abbracciare per forza con tutto questo bellissimo messaggio. Adriana
Tofano ci saluta da Taranto. Roberta ci dà conferma che la ricetta su quale mi ha chiesto il consiglio ieri è venuta perfetta. Sono contenta. Daniela Meccozzi, ciao dalle Marche, Servigliano, provincia di Fermo, da noi un po' grigio. Ok, vi ho letto tutte, sono riuscita a leggervi tutte. Adesso sono in autocottura. Questa cosa fantastica di autocottura io non l'avevo mai sentita prima di Magic Cooker. Voi invece? Il fatto di cucinare senza consumo di energia calorica data dal gas o elettrica è una cosa fantastica. Solo la Magic Cooker ce la può dare, vero? È perfetta, ormai è già pronta. Mancano meno di 5 minuti, va bene. Porto all'ebollizione il mio sciroppo. Così posso versarlo, diciamo, sopra per finire la ricetta. Vi devo dire in anticipo che la foto ve la metterò domani, perché la devo lasciare raffreddare bene, più tempo sta meglio è, anche un giorno, diciamo, nel frigorifero, perché si compatta molto bene e si taglia meglio dopo. Se vi capita di trovare la pasta kataifi, prima di versare il burro sciolto sopra, apritela con le mani, e come la lana, quando, prima di filarla, no? Quando la non so se ancora qualcuno lo fa, ma io la conosco, lo facevo anch'io. Insomma, ho fatto tante cose nella vita perché mi piace sempre sperimentare e fare da me, non sempre chiamare, diciamo, lo specialista per ogni cosa. Ecco, mi piace imparare, sono curiosa, diciamo, per natura, e quando è fatto da te, diciamo, la soddisfazione è molto più grande. Allora, non aspetto tutti questi minuti, devo mettere la buccia del limone. Poi mettete la buccia del limone, vi dicevo, se volete la potete mettere nell'acqua, diciamo, come la si fa per la crema pasticcera. Ve la volevo far vedere però. Allora, ce la faccio. Eccola. Ora, qualche minuto in più diventa, perché sta adesso in autocottura, vedete? Eccola. La metterei anche qua, perché tanto non serve il kit forno. Così posso versare. Devo fare, mi dispiace, sono destra, non mancina, anche se nel video sembra l'incontrario. E mi aiuto con il cucchiaio così non mi schizza. Verso in pratica sul cucchiaio. Non so se l'avete mai fatto questa cosa. Così non mi schizza e la posso condurre meglio, diciamo, il getto d'acqua. E diciamo, questo passaggio è come se fosse il babà. Guardatelo così. Se vi piace il babà, vi piacerà anche se questo è molto meglio. Ok. Poi, una volta che viene assorbito questo sciroppo e piano piano si raffredda, metterò anche le noci tritate a coltello sopra. Che odorino! Non vedo l'ora di assaggiarla. Allora, c'è Maddalena Portulano. Buon pomeriggio Elisa, mi piace come spieghi, mia cara, mi piace anche il tuo entusiasmo per la vita e sono d'accordo con te per quanto riguarda, per quanto stanno gonfiando tutto questo sistema. Grazie, un grosso abbraccio da Santa Cottone, eccolo qua. Yacira Santos c'è anche lei qui con noi. Jenny Mazzetti, dovresti andare in una trasmissione tutti i giorni, sarebbe bellissimo. Saluti da Taranto, Maddalena Portulano. Daniela Foresti manda anche lei un abbraccio. Cristina Watzinger, eccolo, l'abbraccio anche per te.
la cardatura della lana, ecco perché non sapevo il termine italiano, la cardatura della lana, cioè aprire, diciamo, quei fillini, ok? Francesco dice che anche lui ha cardato la lana. Maurizia Barbieri, bravissima. Mai fatto, dice Roberta. Ok, c'è sempre una prima volta. Laura Mangione, ho mangiato un dolce in Bulgaria, buonissimo, si chiama baklava. Ragazze, se andate sul blog.magiccooker.net trovate la ricetta del baklava. A me piace tantissimo, è fatta come a casa sua, ecco, non quello che compriamo perché si trovano anche nei negozi etnici, fatta insomma qui, ma non è come quella originale. Roberta dice: se sostituisco le noci con nocciole o mandorle va benissimo. Nocciole sì, mandorle un po' di meno, ma se ti piacciono le mandorle va bene, qualunque tipo di frutta secca. Vi ringrazio infinitamente per essere stato con me nella mia cucina, avermi tenuto compagnia, io a voi e voi a me. Siamo proprio una famiglia, ci stiamo bene, ci diamo tanto affetto, ci tiriamo su a vicenda. Questo è il senso della vita, dare il meglio di se stesso agli altri, perché così ritorna indietro lo stesso bene che tu dai, ti ritorna anche a te. Vi aspetto il prossimo giovedì, sempre qui dalla mia cucina, sempre alle ore 15, con un'altra ricetta. Amatevi ragazze e non avete paura. Un abbraccio a tutti!